Ok. E siamo anche in diretta su Facebook. Bene, siamo in diretta e abbiamo anche il nostro pubblico che si fa sentire con un applauso. Grazie mille, grazie a tutti per iniziare. Grazie a tutti di essere venuti qui. Book City, finalmente torniamo in presenza. L'ultima volta eravamo stati qui con Marco Giusti, oggi siamo qui con Massimo Vanni e Andrea Gironi. Io sono Daniele Magni, lui è Manuel Cavenaghi, siamo gli editori di questo libro qui che si intitola Mi chiamavano Gargiulo, Massimo Vanni, attore e stuntman. Vi direi due parole sulla nostra casa editrice prima di iniziare. Blockbuster Edizioni nasce come costola di Blockbuster, che è un negozio dedicato al cinema e segnatamente al cinema di genere. Siamo ormai in piedi da 20 anni e come editori da 15. Facciamo un paio di libri all'anno perché li facciamo intanto bene, spero, e poi perché facciamo solo le cose che piacciono a noi. Non facciamo gli editori per lucro, ma per divertimento, oserei dire, e per fare le cose con gli amici. Loro sicuramente sono amici. E questo libro è in realtà abbiamo l'autore e l'intervistato perché è una lunga intervista che ricopre tutta la carriera di Massimo che a noi ha fatto molto piacere pubblicare perché in qualche modo mette sotto i riflettori una categoria che è quella degli stuntmen e dei maestri d'armi, che secondo me fino ad oggi non è stata abbastanza celebrata. Probabilmente faremo altro sull'argomento, ma questo era così un primo passo per dare il giusto rilievo a quella che è secondo me una categoria nevralgica del cinema di genere e soprattutto del cinema poliziesco, più che altro nel tuo genere, ma del cinema d'azione in generale. Io lascerei la parola a Andrea che ti ha intervistato per tutto un libro e adesso ti intervista qui live. Grazie, grazie a tutti. Ognuno sul microfono, se c'è problema di cosa. Come si accende? È già acceso. Mi sentite? Sì. Scusate. Da dove comincio? Dall'idea, quando sei venuto a casa mia e mi hai detto questa cosa. No, è cominciato che c'è stato un periodo nella mia infanzia che praticamente colazione, pranzo e cena si parlava solo e solamente di cinema. Di tutto e di più, guardate, e poi cinema a casa, poi cinema sul set, cinema ovunque, poi attraverso la strada c'era nonno Marino, c'era mio zio. Interrompo un attimo per non so, se c'è qualcuno che non dovesse conoscerti. Vero. Andrea è non solo è figlio, nipote. Mio papà è Enzo G. Castellari. Mio... mio nonno è Marino Girolami. Un altro zio si chiama Romolo Guerrieri. Poi, per la sfortuna, c'ho un cugino che si chiama Massimo Vanni. C'è mia madre montatrice, mia sorella attrice, Stefania, la parte di mia madre erano tutte queste sorelle montatrici si chiamavano, le sorelle Casini, Tatiana, mia zia era la montatrice di Alberto Sordi, tutti i suoi ultimi 15 film la monta di lei, così praticamente da una parte all'altra non riuscivo a scappare, cioè avevo mamma o papà, sempre cinema. Solo se c'è qualcuno che può parlare di cinema. Sì. C'è il primo incontro con Sordi, da bambino sono scappato via perché mi ricordo stavamo alla Safa Palatino, questi teatri di posa deliziosi, adesso sono della Mediaset, e quando andavo con papà dicevo sempre, ma c'è zia? Ho detto sì, vai, c'è la sua sala personale, andavo quella mattina
Entro e vedo nel montaggio, allora era una sala completamente, una stanza grande, completamente buia, ci vede il monitor del montaggio, no? Della pellicola, e si vede il piccolo schermetto e vedevo la faccia di mia zia. E nessun altro, perché dalla parte esterna con gli occhi tu entri in una sala completamente buia, non vedi quasi nulla. Io avevo 8 anni, credo. Ad un certo punto sento questo vocione, ma chi è quel bambino? Mi sono spaventato e sono corso via. Ed era Alberto Sordi, che poi l'ho incontrato dopo alla pranzo. Un'altra volta, sempre queste cose, è un continuo. Fabio Testi per me è un parente. Franco Nero è uno zio, cioè io per me sono amici proprio paterni, sono delle persone deliziose. Questo ambito, poi un giorno, salto 30 anni, un giorno mi sono deciso di chiamare Max e ho detto: senti, mi piacerebbe molto, visto che si parlano di questi libri, ma perché non facciamo una cosa insieme? Iniziamo così, una chiacchierata. Parlo io, cioè, ti faccio io le domande e tu mi rispondi, perché so tante cose le sapevo, tante no. Io sono sì un figlio nipote d'arte, ma sono anche un grande appassionato del cinema, specialmente quello poliziesco. E anche a livello tecnico, perché ho fatto l'aiuto regista, così le mie domande, da appassionato, da storico e da tecnico, le ho messe nel libro, perché ho letto tantissimi libri, interviste. C'era sempre qualche cosa che, non so, che mancava, qualche cosettina di curiosità. Così ho detto, metto la mia vita anche insieme alla sua e vediamo un attimino cosa esce fuori. Ovviamente il 95% è la sua vita. I 5 sono mio, che dico qualche cosa in più di curiosità. E così incominciate queste chiacchierate, sono durate 2 anni. Poi c'era il Covid, quindi i miei impegni, trascrivere, stampare, fatela leggere, poi correggere, fare, è andata lunga, ma con grande divertimento, ma con un'avventura. Alla fine, con la copia, diciamo, finale, l'ho presentata a questi due grandissimi, straordinari ragazzi. Scusa, parli così solo perché abbiamo fatto il libro di tuo papà? No. papà, io mi conosco con affetto, mi sono proprio permesso proprio di darvelo, lo dico davanti a tutti. Proprio l'affetto e so, come hai detto te, la passione per dare questa, ecco, per creare questo libro. E l'ho detto, non vado ad altro, no. Primissima scelta sono stati voi e solamente voi. E questo lo dico chiaramente a tutti. Perché così si vede con le persone che passione. Una parola, ci vediamo e abbiamo capito tutto. Adesso passo la parola a questo ragazzo. Quello che parlavamo è Il Bianco Spara, che è l'autobiografia di Enzo G. Castellari, che abbiamo pubblicato nel 3 anni fa. 2016. 16. No, bene, sono... Si sente? Sì. Sono innanzitutto onorato di essere qui a Milano. L'ultima volta che sono venuto a Milano ho avuto la fortuna di, tra l'altro, di lavorare, di stare sul set di House of Gucci. E mi sono trovato con grandissimo onore a fare la controfigura d'Al Pacino. Ma al di là di questo, devo ringraziare Andrea di questa sua idea. Io non ci avevo mai pensato. Se fosse stato per me, questo libro forse non si sarebbe mai scritto. Però Andrea è stato carinissimo, mi ha messo a mio agio. Dice, ah, io poi non sono un grande parlatore, e quindi parlare delle mie cose, insomma, non sono mai entusiasta, però con Andrea mi sono un po' aperto, perché, come ripeto, ho messo a mio agio e abbiamo cominciato a fare questa lunga chiacchierata, perché questa chiacchierata, diciamo, comincia negli anni 70, anzi dal 70, e fortunatamente, essendo ancora operativo, finisce in questi giorni, insomma, per adesso. E quindi abbiamo cominciato questa collaborazione. Andrea veniva a casa mia, faceva un po' di domande, eccetera, registrava tutto, poi ritornava a casa, metteva un po' a posto, mi faceva rileggere. Insomma, è stato un lavoro lungo, ma direi io solo chiacchierato, solo... ha raccontato un po' di aneddoti, tutto il resto l'ha messo sulla carta Andrea, e anche grazie a Daniele e a Manuel praticamente è uscito fuori questo libro. Spero che sia piacevole, racconto forse dei lati che il grosso pubblico non conosce,
perché fa parte del mio lavoro. Io faccio parte, ho avuto la fortuna di iniziare soprattutto come attore, grazie al mitico Enzo G. Castellani, che è stato, diciamo, il primo un po' a scoprirmi. Infatti uno dei primi film sono stati con Enzo, Il cittadino si ribella, La via della droga, ancora prima Ettore Lo Fusto, e da lì è nata una bella collaborazione. Ho avuto la fortuna di fare tanti film con Enzo, che mi ha veramente aiutato e mi ha dato la possibilità di entrare in questo fantastico mondo, sia come attore che come stuntman. Perché una volta, quando iniziarono, allora, il cinema degli stunt iniziò subito dopo guerra con i peplum, no? Con i Ercole, Macista, eccetera, e quindi parliamo del dopoguerra. Non c'era una scuola oppure una formazione di stuntman, e all'epoca poi questi film si giravano in Italia, Cinecittà, Jugoslavia, insomma degli esterni, in Spagna, però servivano dei ragazzotti, oltre agli attori gagliardi, no? Di Ercole, Magisse, dove prende dei culturisti che quasi sempre erano americani, perché il culturismo nasce in America. Però quando venivano qui a girare Ercole, Magisse, Ursus, servivano degli stuntman, persone con i quali poi il protagonista si confrontava con scazzottate e cose d'azione. E quindi tanti ragazzotti di Anzio, di Ossia, chi faceva il bagnino, chi faceva il pugilato, chi faceva un po' di sport, e cominciarono ad entrare nel mondo del cinema. Finiti poi i peplum, e cominciarono i polizieschi. E quindi pure lì non c'era una scuola, no? e tanti sportivi, me compreso, e tanti altri ragazzi, magari di sport, o chi veniva dal circo, come i Fratelli dell'Acqua, i Fratelli Ucuma, cominciarono a lavorare in cinema, e i produttori affidavano dei piccoli ruoli, o da cattivo, o da poliziotto, o da personaggio che si confrontava molto con l'azione, a degli sportivi, attori, stunt. E io ho cominciato così, perché ognuno di noi, se faceva un ruolo, diciamo, da attore, ma anche un po' acrobatico, dove si doveva scazzottare, correre, sparare, eccetera, preferivano prendere noi, che praticamente prendevano due e pagavano uno, insomma, evitavano controfigure o cose del genere. E quindi io ho avuto la fortuna di cominciare così. Poi il poliziesco, è nato il poliziesco col grande maestro Enzo Castellari, e lì ho fatto con lui tantissimi film. Avendo avuto la fortuna di fare questi film con Enzo, poi è stata, diciamo, l'input e la grande gioia che in seguito poi mi ha fatto conoscere Thomas Biglia e tutta la serie delle... Vabbè, insomma, adesso magari parlo sempre io, parlate pure voi. No, a proposito di Thomas, magari diciamo perché abbiamo scelto questo titolo, mi chiamavano Gargiulo, perché Gargiulo, forse lo sapete, era il braccio destro di Thomas Millian quando faceva il maresciallo Giraldi nella serie dei delitti, degli omicidi, eccetera. E mi chiamavano Gargiulo perché tu, per la gente della strada, eri Gargiulo, così come Maurizio Merli all'epoca, lui raccontava che veniva fermato dai poliziotti, sì, ed era trattato commissario. Come uno di loro, lo chiamavano commissario, cioè era, se vuoi, personaggi che un po' ti rinchiudono, sì, sì, sì. Non ti danno possibilità di fare altro, che però hanno una portata talmente grande, sì, che per l'opinione pubblica tu diventi quel personaggio. Beh, quindi in quel senso mi chiamavano per certo. E mi pare che chiamarti Gargiulo ti abbia salvato anche un paio di volte. Sì, ma infatti il fatto che, tornando indietro, i film con Enzo Castellari, mio carissimo Enzo, sono stati fondamentali per me, e devo dire che avevo anche dei ruoli pure abbastanza, come si dice, cicciotti, non era una cosa di un giorno, due, cioè.
Però chiaramente mi ha dato sì un po' di più popolarità, ma mai come quella di Gargiulo, soltanto per il fatto che poi con Thomas ho fatto sto Gargiulo, diciamo, per 10 anni. Quindi nei film di Enzo c'ero sempre, ma una volta facevo il cattivo, una volta... Però una volta il cattivo, una volta il cattivo. Sì. Invece lì ero proprio... Una volta sparato nei coni. E quindi con Thomas, anzi, il ruolo di Gargiulo lo devo soprattutto veramente ad Enzo Castellari, perché io stavo facendo il film Il Grande Racket con Enzo Castellari e era uscito l'anno prima La Squadra Anticipo, il primo film di Thomas Millian, dove tra l'altro Gargiulo non ero io ma era un altro attore, credo un attore di cabaret che era, si chiamava Raff Luca. Il produttore sia del film di Thomas, La Squadra Anticipo, che del film del Grande Racket di Enzo Castellari era un famosissimo produttore, si chiamava Galliano Iuso. Si chiama, è che è ancora operativo. E allora Galliano, evidentemente c'era qualcosa che non andava su questo personaggio di Gargiulo, non lo so se Thomas forse non era tanto propenso a quest'attore che faceva Thomas, questo non lo so, non so. Cioè, ti devo dire la verità, non era simpatico il personaggio del primo. Ma conoscendo Thomas, forse non tanto, ma vedere, forse io sono Thomas, faccio questo personaggio, vedrete forse vicino a lui sto sbilungone così, forse non lo metteva a suo agio. Vabbè, in parole prove cercavano, la produzione cercava un altro Gargiulo. E poi l'hanno abbassato. Sì, l'hanno abbassato, quindi passato il livello del coso. Cioè, non volevano fare i 7 nani, però insomma... Ha visto te, ha detto sono tutti e 7. Vabbè, insomma, per farla breve, Galliano Iuso si ricorda che, cioè, mi conosceva e propone a Thomas, stiamo lavorando con nel film di Enzo Castellari, c'è un altro attore che penso possa andare bene per fare Gargiulo, dice te lo faccio conoscere, e questa detta di Thomas, che poi me l'ha detto dopo tanti anni, dice no, non mi porta nessuno sul set, non voglio conoscere nessuno, dice me l'ho detto questo che fa Gargiulo, chi è, come si chiama, vabbè non voglio sapere, me lo porti sul set il primo giorno di lavoro del secondo film, che era La Squadra Antitruffa, credo. E vabbè, insomma, Galliano mi dice, senti, che vuoi fare sto ruolo Gargiulo? Dico, la verità, ho fatto 3 salti mortali, dico, lavorare con Thomas Millian, ma magari. E quindi, quando cominciò la seconda serie, diciamo, di Squadra Antitruffa, io andai sul set e lavorai il primo giorno con Thomas. Evidentemente gli sono stato subito simpatico, Thomas aveva una grandissima prerogativa, lui ti leggeva l'anima, cioè vedeva delle persone, riusciva a capire in un batter d'occhio, dice quello è bravo, quello no, quello è stronzo, e difficilmente si sbagliava. Evidentemente gli sono rimasto simpatico, giusto, il primo tempo, subito, tacchitto. E da lì ho fatto altri 10 film con Thomas, e questo grazie soprattutto al Grande Racket e la terza. Che poi il Grande Racket non facevi un ruolo da cattivo. Da cattivo, cioè, sì, pensando sì. A Iuso, guarda la genialità, che ha visto te, facevi un ruolo da cattivo, che fanno il brigadiere. Cioè, il bello e carino e pulito. Sì, è l'opposto, è una cosa geniale. E poi è chiaro, devo ringraziare Thomas, perché con lui sono rimasto 10 anni a fare tutta la serie. E... Ma lui è stato... Ma poi soprattutto Bombolo pure. Ragazzi, aver lavorato con due posti, tra virgolette, di Thomas Miglia e Bombolo è stato un piacere immenso, perché io ho vissuto il set con questi due grandi e probabilmente io me li guardavo, lo osservavo, c'era da rubare. Bombolo aveva dei tempi cinematografici e comici incredibili, che con Thomas riusciva proprio una magia, e la maggior parte delle battute che sono rimaste nella storia erano quasi tutte inventate lì per lì. C'era sì, un canavaccio di stesura, di copione, di battute, però passava sul set, passava che ne so, un
passava una ragazza o magari c'era qualcosa di strano, e lì si inventavano delle battute, sia Bombolo che Thomas, e avallate poi dal grandissimo Bruno Corpucci. Quindi era un trio magico che si formava un'alchimia sul set con questi tre mostri sacri del cinema, che io ho avuto veramente l'onore di vivere e di stare insieme a loro. Io direi un grandissimo applauso a Thomas Lindo. A proposito del fatto che Thomas ti ha preso subito in simpatia e evidentemente ha visto la persona che sei, che noi, anche noi abbiamo conosciuto, sei adorabile. Ma nel libro, il mio pezzo preferito è quando tu stai con lui in macchina e lui si apre con te, che è una cosa che probabilmente non faceva con tutti, no, perché lui era abbastanza ritroso. Io succede questo episodio, sì, sì, secondo me è molto emozionante. Un episodio molto, molto tenero, molto carino, è lì che poi... Allora, io come persona, anche quando, a parte nel privato, ma scherzo, rido con gli amici, però sono abbastanza riservato, poi specialmente sul set non ero assolutamente una persona invadente, forse proprio per questo Thomas mi voleva bene, anzi spesso inventava delle battute per Gargiulo, andava da Corbucci, da Bruno, dice: senti, ma questa cosa fa male a Gargiulo, quindi vedevo la simpatia e l'affetto che nutriva per me. Un giorno stavamo girando, dovevamo girare vicino, mi ricordo, un paesino vicino vicino Roma, una scena che era il film, quello che mangio il panino adesso, di Delitto al ristorante cinese. Sì, ma sì, Delitto al ristorante cinese. E dovevamo girare questa scena in macchina. Però a un certo punto avevamo un esterno prima e poi dovevamo girare in macchina. A un certo punto comincia a piovere tantissimo, proprio, Dio la manda, proprio un temporale incredibile. E Thomas era rimasto seduto dentro la macchina di scena, io invece stavo da un'altra parte, però dovevo attraversare la strada vicino, perché dovevo andare al trucco, non mi ricordo. E quindi dovevo attraversare sto pezzo sotto l'acqua, dove c'era vicino la macchina di Thomas, e io a un certo punto comincio a dire: vabbè, vado adesso che piove un po' di meno. Invece si apre il finestrino della macchina dove stava Thomas, e Thomas mi fa: vieni, vieni, come dire, vieni a riparare qua. E io sono entrato in macchina con Thomas, premesso che io lavoravo con lui, ma non è che avevo una grande confidenza, facevo le mie scene eccetera, poi mi è mettato da fare. E vabbè, insomma, dico grazie, Thomas, ci ammazza che altro. E lui, io un po' imbarazzato perché c'avevo un grande personaggio vicino, non sapevo che dire, dico, che dico. E invece lui ha cominciato a raccontarmi un po' la sua vita. E ragazzi, è una cosa incredibile, si è aperto come se fossi stato, che ne so, uno di famiglia, un fratello, forse aveva bisogno di chiacchierare. E mi ha raccontato un po', ha messo un po' a nudo la sua anima, perché tra l'altro lui nella sua vita ha fatto di tutto. Lui non nascondeva che beveva, magari prendeva sostanze, aveva una vita un po' movimentata. Poi a un certo punto mi ha raccontato che ha avuto un attimo di illuminazione, non so come chiamarla. Voleva un po' resettare la sua vita e andò in India dal Sai Baba per cercare una sua dimensione, e ha cominciato a raccontare le stesse cose con sentivo proprio un affetto, un calore, cioè io sono rimasto sbalordito. Da lì ho cominciato ad apprezzare ancora di più questo grandissimo personaggio, e quindi mi ha gratificato. E lì è stato proprio il momento in cui ho sentito, dico, veramente Thomas non è solo l'attore con il quale lavoro, è veramente un amico, una persona straordinaria, una persona bella con un cuore grandissimo. Guardate che Thomas credo sia stato uno degli attori che abbia guadagnato di più in Italia, tantissimo, tantissimo.
ma era talmente generoso che credo una buonissima parte dei suoi proventi sono andati a regali, ad aiutare gli altri. Era un altruista incredibile, veramente un personaggio buono, buono, buono. No, volevo spostare un attimo. La palla forte che anche in te sento. Thomas è stato appunto sicuramente la persona, Emilia, è stata la persona che ti ha segnato tutta una parte della tua carriera, così. La parte invece precedente, cioè chi ti ha introdotto oltre a Castellari, è stata l'amicizia anche con l'amicizia con Giuliano Gemma. Giuliano Gemma, vabbè, credo tutti conoscete Giuliano Gemma, insomma avete visto tanti film. A parte la bellezza fisica di Giuliano, sia esterna che interna, perché io, se ricordo, se nell'animo ho due attori proprio che mi riporterò sempre con me, diciamo prima Giuliano e Thomas, ma non perché Thomas è meno, ma perché ho conosciuto, io ho cominciato il cinema per via di Giuliano Gemma, perché ero ragazzino, c'erano 10 anni di differenza tra me e Giuliano, io sono del 47 e Giuliano era del 38, quindi c'erano 10 anni di differenza. E io andavo a vedere i primi film di Giuliano, mi ricordo uno dei primi film fu Arrivano i Titani, dove praticamente era un film, un peplum, no? Era proprio alla fine dei peplum, che poi dopo Giuliano cominciò a fare i western, no? Bravissimo. E io andavo a vedere Giuliano su questi film che faceva la recitazione di Giuliano era al 20%, l'altro 80% era tutte cose d'azione, salti mortali, trampolino elastico, scazzo. E quindi io andavo lì e mi ricordo andavo a vedere i suoi film a Roma, c'era un cinema in un grande palazzo, il Palazzo dei Ferrovieri, dove sopra il suo palazzo aveva il cinema e sotto aveva una palestra, quindi dove io dove mio papà mi portò da quando avevo 8-9 anni, quindi ho cominciato sport che avevo 8 anni, c'erano 74, ancora ringraziamo Dio, ancora anche lo faccio, quindi non ho, per me lo sport è stata la droga ed è ancora la droga, piacevole e bella. E quindi poi vedevo tutte le evoluzioni, le cose di Giuliano, scendevo giù in palestra e cercavo di fare quello che faceva Giuliano, no? Diciamo nei limiti del possibile, perché magari cioè, Giuliano andava a cavallo, io in palestra a cavallo non ci volevo andare. E quindi, però mi rimase impressa una cosa che faceva spesso Giuliano, che magari andava a terra con un cazzotto, qualche cosa, andava a terra di schiena, poi col colpo di reni si alzava, magari c'aveva la spada, la taglia, la lancia, si alzava in piedi di scatto, questo scatto di reni e tornava in piedi. Dico, porca miseria, ma come fa questa? Io devo provare. Io, beh, ragazzi, non potete capire le culate che ho dato per terra, perché in palestra andavo, ma non è che ci sono riuscito subito. Però a forza di culare, sono riuscito a fare bene. E quindi cercavo di rifarlo. Poi scoprì che Giuliano era andato a fare il militare ai Vigili del Fuoco e io a papà dissi, papà, ma pure io che vado a fare il militare normale? Voglio fare pure io il Vigile del Fuoco. E quindi cercai di andare, non era semplice entrare ai Vigili del Fuoco, invece tramite una piccola conoscenza riuscì presentarmi là, poi è chiaro, ho dovuto fare tutte le visite, le cose, eccetera, risultai fortunatamente idoneo, oppure lì fece da fuoco. Quindi ho cercato di rifare tutto quello che faceva Giuliano, pur non conoscendolo, io Giuliano non lo conoscevo, e non sapevo come fare per conoscerlo. Poi scoprì che andava in una palestra a Roma, andava in una palestra a Testaccio. Io all'epoca non facevo cinema, lavoravo come rappresentante in una ditta in centro a Roma, e io la sera con la mia borsetta prendevo il tram che andava da la circolare rossa, mi ricordo, andava da
da via Frattina, al posto dove lavoravo, faceva tutto Lungotevere e andava al Testaccio, dove c'era questa palestra, dove sapevo che ogni tanto Giuliano veniva ad allenarci. Ma sei culo, cioè... Però, ma io andavo perché mi allenavo, ma andavo in quella palestra proprio per conoscere Giuliano, e l'avevo visto un paio di volte. Ma così con sto occhi da innamorato mi guardavo Giuliano, c'era un tappeto elastico, voglio queste cose, ah pure io. Poi vabbè, poi alla fine non conobbi Giuliano, poi ho avuto la fortuna di conoscere e invece di fare amicizia con degli amici del circo, il circo Cesare Togni, e lì veniva Giuliano ad allenarsi pure lui sul trampolino elastico, che tra l'altro un anno prima stava col circo americano e aveva fatto i volanti, aveva fatto un numero di d'acrobata come sì, sul trapezio. Quindi lì conobbi Giuliano e fortunatamente facemmo un'amicizia e finalmente ho conosciuto Giuliano, e da lì è nata una bellissima amicizia. Poi Giuliano, essendo un amante dello sport tantissimo, e spesso la mattina presto, verso le 7:30, le 7, ci vedevamo a Roma ai campi sportivi dell'Acqua Cetosa per andarci a fare la corsetta, e poi andavamo in palestra ad allenarci, e dentro l'Acqua Cetosa c'era la piscina dei tuffi, dove abbiamo avuto l'onore di conoscere Cagnotto e Di Biasi, i due olimpionici, e ci siamo allenati insieme a loro, e io praticamente poi questa bella amicizia con Giuliano la sono portata appresso tutta la vita, fino a quel tragico giorno dove Giuliano purtroppo ebbe quel brutto incidente e ce lo sciò, e lì veramente un pezzo di cuore se n'è andato insieme a Giuliano. Grande Giuliano. Prendere una cosa che hai detto prima, quando hai detto ho fatto i salti mortali per lavorare con Thomas Nitian, allora la cosa è letterale, perché i suoi provini erano questi, cioè a me fa molto ridere per esempio come ha tenuto la parte in peccato veniale. Beh, diciamo che uno dei primi provini che ho fatto non è stato recitando qualcosa su un foglio, ma bensì veramente facendo un salto mortale, perché io feci uno dei primi film, credo sia stato nel 72, ci fu un film forse nel 71, nel 70, che ebbe molto successo, di Salvatore Samperi, che fu Malizia, con Laura Antonelli, Alessandro Momo, e dietro la scia di questo film, che insomma incassò un sacco di soldi, sia il produttore, ricordo adesso, vabbè, che il regista Salvatore Samperi scrissero una sceneggiatura per un altro film che si doveva chiamare Peccato Veniale, sempre con Laura Antonelli ed Alessandro Momo. La storia si svolgeva a Forte dei Marmi d'estate, ed era la storia di una famiglia dove praticamente il marito non c'era quasi mai, stava fuori, e a Forte dei Marmi rimaneva la famiglia Laura Antonelli, Alessandro Mommo che era il nipotino, eccetera, eccetera. E si svolgeva quasi tutta, diciamo, le location del Peccato Veniale erano ambientate su una spiaggia di Forte dei Marmi. E nella sceneggiatura c'era questo personaggio odioso, rompicoglioni fanatico, che ero io, che praticamente si apriva tutto girato sulla spiaggia, si apriva una porta della cabina, usciva sto testa d'abbacchio, che sarebbe stato sempre io, che mostrava i muscoli, strillava tipo danza, si attaccava alla sbarra, faceva due flessioni, poi partiva sulla spiaggia e cominciava rondata, fiplac, salto mortale, e si attaccava a un trapezio, faceva un po' di evoluzioni, un altro salto mortale, andava verso, si metteva in verticale e nel camminare rompeva sempre i castelli di sabbia di un bambino che si incattivava, le cose, io ero un po' sempre, c'era questo tormentone.
Quindi la produzione, prima di iniziare il film, chiaramente cercava un attore, un personaggio che potesse fare questo ruolo. E mi ricordo che andavo in palestra, il proprietario della palestra, sempre che lavorava in Cina, mi disse: guarda, tu c'è sto fisichetto così, ci stanno a cercare un personaggio che sappia saltare, fare tutte queste cose. E tu le vai, dice, presentati a sta produzione. Io vado a sta produzione, quando entro c'erano praticamente 4-5 mostri alti 1,85 m, 1,90 m, tutti ex Ercole Maciste, tutti quei ragazzi che facevano i film prima belli muscolosi, perché il personaggio era un bagnino gagliardo. Io mi guardo e dico: ma dove vado? Io sono piccolo, questi così grossi. Vabbè, dico, ormai sto qua. Insomma, proviene uno, proviene un altro. Poi entro io e Salvatore Sanferi mi guarda, mi dice: leva la maglietta. Io mi raccolgo questa maglietta. Senti un po', ma sai che fai? Fai sport? Sai passare l'articolo? Dico: ah, se permetti. E gli faccio un salto mortale da fermo su lì, sul pavimento. Dice: ma senti una cosa, ma siccome c'ho la scena che questo cammina in verticale con le mani, ma tu sai camminare? Dico: scusa un attimo, che poi potete uscire in secondo. Mi ricordo c'erano 7-8 gradini prima di arrivare in ufficio, che andavano in giardino. Io mi metto un verticale, scendo i gradini, mi rigiro e risalgo. Perfetto. E questi mi prendono. Dico: che miseria, dico, come ha scattato questi? Il problema era che questi belli grossi non sapevano fare queste cose. E quindi, però, la cosa bella, che poi ho visto il film dove faccio tutte queste cose, eccetera, tante volte mi ricordo, dico: ma so io quello, ero io. E che c'era la fotografia del grande Tonino Del Colli, che è il grandissimo direttore della fotografia. Hanno fatto delle inquadrature che io mi sono meravigliato, sembravo pure io alto 1,90 m. E lì ho cominciato, questo è stato il mio provino d'attore, che poi mi sono portato dietro per tanti anni, cioè attore e santa, ma no, per quello... Ecco qua, questa è la cosa. Qualcuno ha detto, questi tanti, i racconti che dicevi, ecco, quelli della spiaggia, le cose. Io da bambino io li vedevo perché frequentavo Fregene, e ogni tanto da Ostia veniva Massimo e stare un po' con noi e faceva queste cose, piripimpor, rumpa, rapam, per me era quello di casa, in campagna, piripimpo i pisi, tutto, tutto, questi maledetti pisi che si portava, poi si portava pure in Filippine. Raccontiamo questa... No, aspetta, se no se ne compro nel libro. Molto divertente. No, ci sono degli episodi veramente curiosi e divertenti, questo è vero. Beh, io cioè, queste cose me le ricordo con affetto, perché poi faceva parte, poi chiaramente quando sono diventato un po' più grande mi allenavo sempre, ho fatto da tanti anni ginnastica artistica, ho fatto anni di dubbio, avendo l'onore di allenarmi insieme a due grandi campioni come Di Biase e Cagnotto. E io ho una zia che abitava a Ostia, c'è il mare di Roma, e io praticamente stavo dalla mattina alla sera in spiaggia, ho preso il brevetto per far marinaio e salvataggio, in modo che dico: vabbè, sto al mare, mi guadagno qualcosa, eccetera. Ma noi, mi ricordo, sia io, c'era un gruppo di 3-4 ragazzi, addirittura uno lavorava in circo e faceva acrobazia a terra. Noi, finito di lavorare come bagnina, una volta gli stabilimenti chiudevano alle 8 di sera, noi, in questo gruppetto così, cominciavamo, quando la gente cominciava a uscire dalla spiaggia, cominciavamo su sta spiaggia, salti mortali, cose a girare, come matti, facevamo spettacolo perché ci piaceva. E quindi io, a Ostia, che è una cittadina di mare molto piccola, ero conosciuto per questo, no? Mi chiamavano Muscoletto, e quindi io a Ostia sono conosciuto come Muscoletto, perché poi c'era un bagnino vero grosso che era grosso e chiamavano Muscolone, e io ero Muscoletto e questo era Muscolone. E difatti ancora adesso, insomma, che ormai
ho qualche annetto, ancora oggi mi ha detto che mi ha muscoletto, sono vecchi amici che mi ricordano con affetto. Senti, abbiamo qui un giornalista del Cittadino che mi aveva dato delle domande da farsi, tra le quali la più interessante secondo me è la seguente. Adesso, arriviamo ad adesso, al cinema di adesso, in cui si tende a fare tutta l'azione con la computer grafica e roba del genere, hanno ancora spazio gli stuntmen, hanno ancora un'importanza? E si vede secondo te se una scena d'azione è fatta da rischiando la vita da uno stuntman o no? Beh, devo dire che la figura dello stuntman ancora in tanti film è molto importante. Il fatto della computer grafica, eccetera, spesso la usano molto, 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 forse più gli americani, i film d'oltreoceano, dove c'è veramente tantissima azione, inseguimenti, macchine che escono di strada, fanno 3-4 giri. Lì un po' di computer grafica sono aiutati, però da noi ancora la figura dello stuntman è importante. Se c'è da fare un duello, se c'è da fare una scassottata, c'è da fare una caduta, diciamo in percentuale. In questo momento, se prima la figura dello stuntman era essenziale al 100%, adesso può essere all'80%, ma sempre bisogno di avere la persona stunt sul set per una scena d'azione è importante. Se devi fare un cappottamento, noi lo facciamo, mettiamo la rampa, prepariamo la macchina, andiamo a fare il sopralluogo con il regista e si fa il cappottamento così. C'è uno che sta fuori, vede il cappottamento e poi vede, certo, nascondiamo la rampa, mettiamo dei cespugli, delle cose, eccetera. Se dobbiamo fare una caduta dall'alto, facciamo ancora la caduta dall'alto. Una volta, adesso usiamo per comodità e anche per i tempi, usiamo il pallone, no? Si gonfia il pallone un po' come quelli di girofuoco, ma non nascondo che ancora adesso, se non ci abbiamo il pallone, apriamo delle scatole di cartone, facciamo delle file a seconda dell'altezza della caduta, mettiamo una fila, due file, tre file, possiamo arrivare a 2 metri d'altezza di tutte scatole, si mettono le scatole, si fa un tappeto di scatole, non so, 5 metri per 6 a seconda dove lo stunt deve cadere, il tutto con un telo nero si chiude, si mette sotto questo tappeto di scatole, poi se scatole le devi assemblare, le devi chiudere, perché altrimenti quando lo stunt cade si aprirebbero le scatole, si farebbe male. E quindi uno valuta, no? Cioè la figura dello stunt e del maestro d'armi. No, dicevo, l'importante è non cadere sugli spigoli. C'era un grande stuntman, Rocco Lero, con il quale papà ci ha lavorato tantissimo, papà Enzo, che era incredibile, faceva delle cose da groppa, da stuntman, se, bellissime. Se qualcuno ha visto Zorro di Tuccio Tessari, c'è Zorro che cade una torre alta più di 15 metri. 18 metri, credo. 18 cioè, quello è Rocco. Che Rocco saltava, era soprannato, il suo soprannome era Gatto. È un gatto. Ma perché saltava, faceva con una facilità. Cioè, ha fatto 18 metri. Sì, sì, no, sì, no, 18 poi aspetta, lui è caduto, c'era un po' di venticella, è andata un pochino male. Lui tranquillamente, va bene, la rifaccio. Quando fai una caduta così, si fa solo una volta e basta. Perché scommetti con destino. Sì, sì. Lui invece tranquillo, ha rifatta, ma il bello, tutte e due le cadute, è caduto all'angolettino piccolo, sì. piccolo, proprio lì, che a un pelo cadevi fuori. Rocco cadeva sempre, tu la mettevi, vabbè spostala perché sennò va all'angoletto, boom, becca l'angoletto. Lui era straordinario. Il tappeto per dire 6x6 di scatola, no? 6x6. Di solito uno cerca di prendere il centro perché è quello più che t'attudisce, perché poi sopra le scatole di cartone, quando si finisce la piramide, le cose di cartone, poi sopra si mettono dei materassi, no? Perché no, non atterri proprio sulla scatola. Cioè le scatole sono quelle nuove che tu apri
quelli dei traslochi. Sì, traslochi, apri poi le vetri. Chiaramente vai al centro. Lui immancabilmente prendeva i 50 centimetri di spigolo che noi quando lo vedevamo che cadeva, cioè se ne andava dall'altra parte perché dicevamo oddio, questo ormai c'è. E gli ha detto sempre bene, sì. Cioè, sempre così, prendeva forza. Tanto è vero che le scatole rimanevano tutte intatte, l'ultimo spigolo solo rompeva 3-4 scatole e il resto era tutto fuori. Non potevi diabolizzare, certo. Te la ricordi la prima caduta, cioè il primo volo? Il mio? Sì. È il primo volo mio? Pensato, no, nelle Filippine, facendo i film di Bruno Mattei, c'è stato un periodo a cavallo dell'87-88 che c'erano questi film che venivano dall'America di Schwarzenegger, Rambo, eccetera, Terminator. E in Italia c'era un produttore, Franco Gaudenzi, che aveva messo su una casa cinematografica. E noi praticamente rifacevamo, diciamo, la copia di questi film americani. Quindi partivamo con una piccola troupe da Roma, 10 persone, regista, direttore della fotografia, fotografo, cioè l'essenziale. I pesi. L'essenziale, poi andavamo, ricordo, dei paesetti nell'entroterra di Manila, Paksanang, Los Baños, dove c'era giungla, no? Dove tra l'altro avevano fatto anche Apocalisse Now, c'era già una location pronta, vabbè. E andavamo a fare queste copie, no? Robowar, no, era Terminator, noi abbiamo fatto Robowar. Era l'insegna della Pietra Verde, noi abbiamo fatto sempre un altro titolo, Nato per combattere, eccetera, eccetera. E mi ricordo lì feci una delle, diciamo, cadutine più alte, sarà stata una decina di metri, 11 metri, di notte, da un silos, che forse ho detto non fatte due, perché sulla prima sono arrivato un po' prima, diciamo, non ho girato bene, ho preso una botta sul collo, dico ecco là, e non era venuta bene, quindi, famone un'altra, a me famone un'altra, porca miseria, fai finta di niente, e poi diciamo, 10-12 metri vuol dire buttarsi dal quarto piano, eh? 10-12 metri vuol dire buttarsi dal quarto piano, cioè per capire. Vabbè, insomma, sì, è sempre lì pure con le scatole di cartone. Invece un'altra caduta dove pure lì, perché uno pensa non è perfetta cosa, no, perché tra l'altro fortunatamente noi stunt, sì, qualcosa ti sei fatto, ma insomma mai fortunatamente di serio. Spesso ci siamo fatti male forse sulle cose più stupide, perché magari le sottovalute, eccetera. Un'altra volta sul film di papà, su Scaramouche, dove praticamente Enzo voleva, io facevo un personaggio, il film era un po' comico, Gli amori e le avventure di Scaramouche con Ursula Andress e Michael Sarrazin, e c'era anche Aldo Maciune, ti ricordi? E io facevo la guardia, io e un altro ragazzo, Alex Togni del Circo Togni, voleva che queste due guardie del corpo di Napoleone che saltavano sempre, salti mortali, cose eccetera. Vabbè, insomma, Enzo si inventa una cosa, una caduta dove io sto in un vecchio palazzo in Jugoslavia, tutto girato chiaramente in costume, e facciamo montare un trampolino elastico grande, 4 metri per 3, a 5 metri d'altezza, e poi dai 5 metri, altri 5 metri, che c'era una finestra dove io uscivo da sta finestra con la spada a mano, e sotto c'erano i cavalli. La scena era che io saltavo su, cioè era un telo, come se fosse un telo, no? Invece in realtà c'era un telo da una tenda, invece c'era il trampolino elastico, faccio salto mortale e poi col salto mortale andavo a finire sul cavallo. Chiaramente non ci andavo, era stanco, dovevo fare prima il salto. No, non era stanco. E mi ricordo che pronti motor azione, Enzo, salto dalla finestra, guardo, salto giù, giro troppo il salto, invece perché dovevo arrivare in piedi sui cartoni, invece ho girato troppo, sono arrivato, meno male che c'avevo la spada così, sono arrivato piatto, tutto intero,
Mi sono sentito una sogliola perché ha preso una po' Fantozzi, Fantozzi, e chiaramente pure lì, no, per una male come un'altra, dico, ma un attimo, mi sono ripreso e dopo sono andato su e sono riuscito a farlo. Sì, fa parte un po' del nostro lavoro, magari qualcosa succede, ma sfortunatamente abbiamo la bucciatura e siamo ancora qua. Ah, diciamo che oggi magari questo mestiere si fa meno pericolosamente. Ci sono prima è vero, questo è vero. Adesso le cose sono un po' cambiate. Anche voi eravate dei pazzi, voi facevate delle cose da pazzi. Beh, adesso non potremmo più fare i pazzi, perché io poi, col fatto di aver fatto tanti anni l'attore, stuntman, eccetera, poi piano piano c'è un'evoluzione. Sono diventato, cioè, fatto il maestro d'armi, cioè il maestro d'armi è quella figura che affianca il regista in tanti film d'azione, per cui è consapevole di tutti i pericoli e dei problemi che possono nascere in una scena d'azione, è un po' il tecnico, no? Il tecnico di scena d'azione, quindi deve coadiuvare con il regista a fare certe scene, per cui prima il maestro d'armi si inventava delle cose e si facevano tranquillamente, rischiando spesso molto. Adesso non è più possibile, perché tu, maestro d'armi, succede adesso fortunatamente, prima di fare una certa scena devi firmare una marea di carte, devi spiegare come fai quella scena, i materiali che usi, per esempio prendi una corda, se non c'è la corda certificata europea, eccetera, e succede qualcosa, se rompe la corda tu vai dentro. Quindi spesso prima si rischiava e non si rischiava civilmente, no? Adesso devi stare molto attento, quindi magari va un po' a discapito, se non hai tutti i mezzi va un po' a discapito della scena d'azione, perché tu per prepararti fai una cosa un po' più soft. Certo, perché poi fare una scena d'azione, se tu fai anche una semplice scazzottata, come le scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill, cioè non pensate che quelle si facevano così, era una settimana di prove, cioè tutti gli istanti, ma poi Bud Spencer e Terence Hill lavoravano con un gruppo di acrobati, ad esempio una quindicina. Giorgio Baldi, maestro d'armi. Ma quando si facevano quelle scene, si andava negli studi cinematografici e la produzione ti dava una settimana di prove, perché erano importantissime. Adesso è tutto un po' più ridimensionato, magari chiedi una settimana di prove, dici no, magari sono troppe, facciamo un po' di meno, eccetera. E poi questo fatto appunto che devi giustamente fare tutto con moltissima attenzione, sennò rischi grosso. Prima rischi di far male a qualcuno, sia uno stunt che un attore, perché poi anche l'attore prende parte alla scena d'azione. Se tu c'hai una scattottata, c'hai un duello, un minimo il protagonista deve fare qualcosa, quindi ti devi insegnare a chi fa quell'azione, devi insegnare a fare delle cose che siano credibili e che non si facciano male. Se tu fai una cosa, eppure, che te posso dire, un attore prende un pugno in faccia, è brutto, capito? E quindi adesso c'è molta accortezza, è pur vero che abbiamo anche tecniche che sono diverse da 10 anni fa. Abbiamo ausilio di tante cose che prima non c'erano, i colpetti, i capelli, le cose. E quindi, ma c'erano anche i costi. I costi, allora era tutto un forfè, una cosa, tanto sì. Si faceva subito, a quel momento, sì, certo. Si inventava una scena, vedevi l'interazione, senti Massimo, ce la fai a saltare da qua a là, tu guardavi sotto, c'erano 20 metri, sì. Ma ha detto, vabbè, ci provo. Era molto più, cioè andiamo avanti con la postura. No, io mi ricordo Massimo, se proprio si faceva subito, perché c'erano dei personaggi che erano di famiglia, di acrobati, erano proprio di famiglia, che lo facevano con un grande entusiasmo. Mi ricordo anche pazzia. Come no, la pazzia, difatti una pazzia dove se mi dicessero qual è il momento più, diciamo, pericoloso nella tua scena d'azione di tutta la tua vita, io ce n'è uno,
e Fatalità l'ho girato col grande Giuliano Gemma ed è stato l'unico film, io Giuliano poi siamo diventati amici, proprio ci vedevamo spesso, io andavo a casa sua, lui ha la fortuna di aver avuto sempre belle ville con la piscina, quindi andavo da lui, facevamo il bagno, i tuffi, perché ogni piscina che c'era Giuliano montava il trampolino giusto, quello olimpionico, vabbè. E se io se dovessi ricordare il momento più pericoloso della mia vita è stato su una scena con Giuliano Gemma, dove facevo, era un film di, adesso non mi ricordo il regista, ma abbiamo girato a Venezia. Io facevo, il film era Trappola, furto d'autore mi sembra, dove io facevo un ladro che aveva nascosto un'opera d'arte. E nella serie Giuliano faceva un comandante dei carabinieri del nucleo, diciamo opere d'arte eccetera, quindi la scena cominciava, Giuliano mi comincia a interrogare e mi dice ma sei stato te? Io a un certo punto capisco che lui praticamente mi ha sgamato, riuscì a capire, sono io il ladro, quindi do una spinta, lo allontano e comincia a scappare sopra i tetti di Venezia, abbiamo girato a Venezia, e sotto l'orologio, come si chiama lì a Venezia, la torre dell'orologio, c'è una bella scazzottata tra me e Giuliano, poi io scappo, riscappo, insomma era come un sorcio che ogni volta sembrava che passa e invece io scappavo. A un certo punto arriviamo in un posto chiuso, che era una torre, erano i magazzini del teatro La Fenice, dei magazzini, dove praticamente erano 10 piani e ogni piano poi, siccome dovevano caricare delle cose, cioè aveva una specie di, come se fosse sempre il ponte levatoio, che ogni piano cioè aveva una cosa che... Ma voi dovete raccontare per curiosità, chi ci frega dei piani? Dopo, a un certo punto, per finire... ecco perché è durato 2 anni sto libro. per finire, dice vabbè, allora come te blocca Giuliano? Dice vabbè, mentre corre ti sei butta addosso, tu caschi per terra, Giuliano ti prende e c'è presente una ringhiera, no? Come del balcone, ti prende e ti scaraventa fuori dalla ringhiera e ti tiene e lì c'è, sei stato te, e io così appeso là. E io dico, vabbè, ma come... Che non eravate al primo piano. No, dico, ma come... No, saranno stati 15 metri sotto. Vabbè, ma come giriamo questa scena, i capetti, le cose aspetta? No, c'è tempo, c'è... Scusa, c'era un altro maestro d'armi, Nazareno Zampella, dice no, ti metto un corpetto di cuoio e Giuliano, tu stai per terra, Giuliano ti prende, cioè sotto c'hai le stebretelle tutto imbragato e te butta, dico cosa te buttare sotto? Dico se, guardo Giuliano e dico ma Giuliano, te scappano in braccia, io vado sotto. Cioè, no, ragazzo, lo facciamo così. Ragazzo, non ti preoccupare, ho fatto i volanti, ti tengo, cioè, se devono staccare il braccio. Io guardavo, ma Giuliano, ma ci stanno 15 metri qua. Cioè, no, vai, il maestro d'armi che ti dà chiave, forza, dobbiamo girare. Io faccio un momento, aspetta, cazzo, io. S'ammazziamo, dico, vabbè, se devo morire. Io muoio per mano da un amico. Allora all'azione Giuliano mi dice guarda che io da qui non ce la faccio a buttarti da sotto, quindi aiutami, faccio buttare da sotto. La sensazione di uno che si butta da sotto, ragazzi, sono io. Dico vabbè, questo gli si stacca le braccia, hanno preso sotto tutte e due. Invece Giuliano, pronti, motore, azione, bam! Giuliano mette le braccia sulla ringhiera e me teneva. Io pure me tenevo ai polsi del Giuliano. Gli ho lasciato 5 unghiate da qua e 5 unghiate di là, perché se Giuliano mollava, non andavo da sotto. Quando abbiamo girato questa scena, era di notte, sotto c'era gente che guardava perché vedeva la luce. Io ho sentito un urlo tremendo.
era la gente che vedeva il suo corpo che usciva fuori così, pensava all'inizio come uno si stava buttando sotto, invece Giuliano mi ha tenuto, poi da sotto parla, c'è tutto un dialogo, io sentivo le gocce di Giuliano che mi cadevano a faccia, perché c'è il dialogo, tutta una scena da continua, se avete l'occasione di vederla guardate. Poi a un certo punto da sotto si apre i 15 metri, diventano 3 metri perché si apre questo piccolo ponte elevatoio, lui dice, ah, adesso te mollo, me molla, e in realtà faccio 3 metri, insomma non vado adesso. Ma ragazzi, guarda, è stata una assistenza incredibile, però è stata fatta, poi c'hai attenzione, dopo la rida, guarda, dico a Giuliano, guarda, proprio perché eri te, ma manco Gesù Cristo avrei fatto una cosa del genere. Dico, ragazzo, te l'avevo detto, che te tenevo, questo è quanto. Ah, ti volevo dire che la roba bella di dare voce appunto a quelli che sono stati definiti militi ignoti del cinema, no? Appunto i cascatori, i maestri d'armi, è che loro facevano film in continuazione, passavano da un set all'altro e quindi hanno veramente una quantità di aneddoti mostruosa, hanno conosciuto tutti gli attori, hanno conosciuto tutti i registi. Quello che avete sentito in quest'ora ormai saranno 5 pagine del libro, perché è stato approfondito, ma saranno veramente 5 pagine del libro. Nel libro c'è una... anche perché si va dagli anni 70 a oggi, perché è House of Gucci è dell'anno scorso, no? Io ho una carriera lunghissima. Oltre a ringraziare Andrea, Daniele e Manuel che è uscito fuori, diciamo c'è questa cosa, devo ringraziare, ragazzi, pensate, io sono una piccola ruota del carro. Io ho tanti colleghi che possono raccontare tante cose come me, forse anche più di me, cioè ognuno di noi, che poi tra l'altro c'è, ognuno di noi è specializzato un po' su qualche cosa, noi facciamo un po' tutto, no? Dalle macchine alle moto, ai salti mortali eccetera, poi c'è sempre qualcuno di noi che è più specializzato, no? Magari quello fa tutto però è specializzato con i cavalli, quell'altro pure fa tutto però va meglio in moto, ognuno di noi, io per esempio bene o male, facicchio un po' tutto, però magari le cose a terra, i salti mortali, li sento più miei. È come diciamo, qualsiasi professionista, no? Cioè, fa delle cose, si trova meglio a farne alcune, diciamo, fa un po' più fatica a farle altre. Però il mondo degli stunt è questo, cioè, quando ti chiedono di fare qualcosa, un'azione, se è nella tua indole, l'affronti in un modo più sereno. Se quella cosa che devi fare non è le tue tre corde, la fai comunque perché la devi fare, il tuo lavoro, però c'è un approccio diverso, non la fai con un po' più di timore, però la fai, è lì che valuti tutti i pericoli, le cose, prendi tante più precauzioni come Andrea, come va fatto sempre, insomma. Io essendo figlio, come vedete, di Enzo, di papà, i set per me erano una seconda casa, anzi appena c'era una vacanza di Pasqua, specialmente l'estate, io le mie vacanze era sul set dei film di papà, ogni tanto anche qualche set di film di nonno, come Pierino, andare a visitare nonno. E per me gli acrobati, ecco, erano come di famiglia, di cugini, di zii, erano di famiglia, proprio lì sentivi, e loro tutti quanti, insieme anche come Galiano Iuso e tanti altri, mi hanno dato un soprannome che era Air Kid, una romana. E tutt'oggi anche Maurizio Amati, il produttore, quando ci siamo vedi, oh ciao, come stai Air Kid? E questo affetto di famiglia. Air Kid. A Kid, proprio così Air Kid. E c'è questo affetto che oggi non esiste. Allora veramente si sentiva un grande rispetto, un grande amore reciproco. Con gli acrobati io sono nato con loro, sono cresciuto con loro, con Ottaviano, con Nazareno, con Rocco, con Marco Stefanelli, con i Fratelli dell'Acqua. Per me gli Ukmar. Ukmar, mamma mia, cioè li sentivi proprio quando li vedevano, una bacio ai bracci. E questa voglia, e mi ricordo all'età di 8 anni, sul set di quel maledetto treno blindato, mi sono messo vestito tutto a militare da partigiano, 8 anni,
e sono andato al reparto trucco, che era questa mia festa, appena arrivavo sul set volevo i baffi. Sì, mi mettevano i baffetti finti, cioè i baffetti per kid c'era, e mi mettevano questi baffetti. Poi col basco e il fucile, quello tedesco, ma era una copia, perché sono quelle copie fatte di legno per gli acrobati, per le comparse. E lì tutto figo, vai, mi mettevo lì a sparare, a fare... Guardate, la rompe i coglioni a tutti. Vabbè, e... poi era il fio del regista, non si guardava niente. Ma io pensavo, per me era Disneyland, no, però... era un puro divertimento. Era un po' la nostra mascotte, per cui Andrea era piccolino, quindi gli insegnavamo, gli facevamo fare delle cose. Adesso è una chicca, se non so chi ha visto il film o se lo vuole vedere, c'è l'attacco al treno, la famosa sequenza finale, c'è un bambino di 8 anni che spara. Perché le parla mio padre, papà voglio sparare, voglio ammazzare i tedeschi, voglio ammazzare un tedesco. E così mio padre mi ha messo dietro un cespuglio, questa mitragliata, questa grossa mitragliatrice. Coi baffi o senza però? Eh? Coi baffi o senza? Cioè no, coi baffi, coi baffi. Beh c'è, cioè, non lo tolgo, questi baffetti, il baschetto, ma se mi si vede, una frazione di secondo, con quello proprio... o il contributo per la pensione. Eh sì, perché vale il primo contributo, cioè, vale, sì, il primo giorno 70. Che lavori per l'Inps vale il primo giorno. A un certo punto io volevo sparare, vedevo i proiettili, il boss, questa cosa via figo, perché vedevo tutti loro che facevano, saltavano. Poi dico, papà, poi mi fai saltare, fai scendere, ma che sei matto? Mi ha messo a fare questa mitragliata. Il bello, ci avevo accanto uno degli effetti speciali. Tutto nascosto, c'era questo bombolone grosso del gas che apriva, l'azione apriva e c'erano queste fiammettine, puff, puff, puff. E io sono rimasto malissimo. Papà, ma io voglio sparare, io voglio ammazzare i tedeschi. Perché allora, in quel periodo, nel 1978, entrò in vigore una legge, sì, che bloccò e sequestrò tutte le armi del set. E così ci fu quest'idea di mio padre di inventare le cose sul treno blindato. E c'era questa mitragliera, queste fiammettine, come ci sono rimasto male? Come... Sì, perché noi, ancora adesso, a prescindere quel brutto episodio che c'è stato ultimamente su quel film americano, le armi che usiamo sono in realtà armi vere, cioè non è che sono delle repliche, sono assolutamente delle armi vere. Con tanto di numero di matricola, sia pistole che mitra, eccetera. Chiaramente ci sono, su queste armi sono stati fatti degli accorgimenti, uno dei quali è l'otturatore della canna, c'è una specie di otturatore, di solito si salda un bullone o qualcosa, perché è vero che le armi, le pallottole sono a salve, quindi non c'è il bossolo. Se tu prendi un bossolo di una pistola a salve, non c'è il bossolo, ma sono schiacciate, c'è una stella, però la polvere da sparo c'è sempre dentro. Quindi quando tu spari, premi il grilletto, fa esattamente la stessa cosa di un'arma vera, solo che non esce il bossolo, perché non c'è, però esce sempre un po' di pulviscolo. Difatti si dice sempre, quando noi facciamo queste scene, magari che sto qui, devo sparare a lui, non sparo mai in realtà proprio nella sua direzione, sparo sempre un po' sfalsato, perché bene o male potrebbe arrivare un po' di pulviscolo, eccetera, eccetera. Ma sono tutte armi vere, tanto è vero che l'arbiere, quando la produzione lo chiama e dice guarda, domani facciamo la sparatoria, ci servono 3 pistole, 1 mitra, eccetera, il giorno prima, o anche 2 giorni prima, deve fare una dichiarazione al commissariato vicino a te, dove giriamo, dove deve dire esco da qui, questo è il numero di matricola, ho questa pistola, questa... deve dichiarare tutto, deve fare un elenco delle armi, deve dare il numero di matricola e poi anche il percorso che fa con le armi. Quindi le armi, sì, come ha detto Massimo, sono vere. Ma il proiettile vero non può sparare in queste pistole. No, perché, come il tubo all'interno, certo, è stato chiuso, ma non è stato chiuso perché la pressione della polvere da sparo deve dare quella pressione per far uscire la fiammata. Sì, certo. Così quello sparo c'ha, cioè, quel piccolissimo, sì, tubino piccolo dentro che fa quella pressione e va con lo sparo. Ci sono stati casi che piccoli pezzettini di ferro hanno colpito operatori a una macchina, delle tue fotografie, e Sergio Corbucci all'occhio.
Sergio Cuccucci ha un occhio di vetro, aveva un occhio di vetro, perché è stato colpito proprio con questa piccola scheggia che è come un proiettile. Anche sul film di papà è successa una cosa del genere. Ma anche a me? Sì, su, che era sul Cittadino si ribella, che abbiamo girato a Marsiglia. Sì, si è colpito Bergamini. È sparato dentro. Esatto, no, io eravamo tre cattivi e a un certo punto spariamo. Quindi Enzo dice, vabbè, facciamo i primi piani ad ogni cattivo che spara. Quindi macchina da presa, a un metro e mezzo da noi, primo piano, e noi con la pistola dovevamo sparare. Quindi chiaramente non sparavamo in direzione della lente della macchina da presa, ma chiaramente sfalsato. L'operatore, che era Bergamini, l'operatore per sicurezza vicino alla macchina alla presa aveva montato delle bandierine di piombo, delle bandierine che si usano per la luce, no? Per fare deviare un po' la luce, le bandierine. Arriva io, pronti per l'azione, spara, bom, 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 bom. Arriva l'altro, che mi ricordo era un francese, pronti azione, spara, e vediamo l'operatore che si accascia a terra. Tutti, che miseria, che succede? Praticamente delle cosettine di più pulviscolo, forse un pochettino più grosse, avevano bucato la bandierina e alcune si sono affilate nella spalla dell'operatore, che ha sentito un dolore enorme, e poi l'abbiamo dovuto portare comunque al pronto soccorso. Per cui c'è sempre purtroppo una pericolosità, oppure non era prevista, però purtroppo è successo. Sul paziente inglese è fatto l'aiuto regista, c'è una scena che non esiste più nel film, l'hanno tolta, è una grossa esplosione nei campi militari, un attacco aereo. Noi queste grosse esplosioni abbiamo girato di notte, io mi sono allontanato, quell'esperienza, mi sono allontanato parecchio. Inizio queste esplosioni erano talmente forti che una scheggia mi colpì, io mi sono proprio in quel momento girato guardando il monitor per vedere il movimento delle comparse, mi sono girato qui e mi ha colpito una scheggia nell'occhio. Sono crollato per terra, dolore, come se mi fosse dato un chiodo inficcato nell'occhio, ho strillato come fa, mi hanno ricoverato immediatamente, stavamo in provincia di Pisa. Siamo andati all'ospedale lì, sono stato 10 giorni, ben de cose, e avevo rischiato di perdere l'occhio. E immaginavo che era la distanza, era incredibile. Cioè io sono sempre stato attenti, levatevi, fate anche quando vedo le prove o con le pistole, io controllo sempre subito proprio per queste esperienze. Le armi sono pericolose, bisogna stare attenti. Fortunatamente da noi insomma non è mai, cioè, può essere, quelle sono cose piccole, imprevisti che magari nessuno può alle volte prevedere. Su questo momento drammatico c'è un altro momento drammatico che ci cacciano perché c'è bisogno della sala per una proiezione. Noi siamo andati ben oltre l'ora che avevamo a disposizione, quindi ringraziamo Massi. Grazie a tutti.